Stavo pensando che oggi potremmo andare a cena fuori. Vuoi che cambio programma della TV? Che ne dici se andiamo a fare una passeggiata al parco? Ah, non ci posso credere, ma sei ancora arrabbiata? Cosa fai? Dove vai? Ninna! Oh, non ci posso credere. Un saluto da Matti e ecco, beh, Ninna è arrabbiata con me. Non so se vi ricordate, ma qualche settimana fa ho avuto la geniale idea di provare a sposare Dua Lipa. Continuati a rilassare, perché noi siamo la coppia dell'anno. Allora, Dua, tu adesso resta qui e riposati sul letto perché io devo fare una cosa. Ma torno subito. Sì, esatto, avete capito bene, la mia cantante preferita, la mia crush. Solamente che, beh, questo ha fatto arrabbiare un bel po', Ninna, e a distanza di una settimana non le è ancora passato. Io non so più cosa fare, sinceramente, non ce la faccio più, lei non mi parla, non mi risponde, non fa niente con me, è diventato tutto così brutto. Solamente che non so come farmi perdonare. Non lo so, perché questa volta l'ho combinata davvero grossa. Devo assolutamente pensare a qualcosa. Sì, a qualcosa che la faccia innamorare di nuovo di me. Forse non servono delle semplici scuse, servono delle dolci scuse. Ehi, ciao. Come va? Mi senti? Non mi toccare. Mi senti? Forse non hai capito, ma io con te non ci voglio parlare. Ma dai, sono venuto qui per scusarmi. E io sto cercando un nuovo fidanzato su internet. Cosa? Un nuovo fidanzato? Togli subito, ma cosa fai? Non cercare nessun fidanzato, sono io il tuo fidanzato. Direi di no. Come direi di no? Hai sposato Dua Lipa, quindi non puoi essere fidanzato anche con me. Ah, ovviamente era tutto finto. Comunque sono qui per scusarmi ufficialmente. Possiamo tornare a essere fidanzati come prima? Cosa no? Ehi! Non ti voglio parlare, vai via. Oh, uffa, ti regalo un po'. Vai! Ti ho portato una sorpresa, una vera sorpresa. Guarda qui. Cioccolatini provenienti direttamente da Parigi, il cioccolato più dolce e romantico che ci sia, solo per te. Non li voglio. Ah, sì? E allora guarda un po' qui, eh? Guarda che packaging, guarda che bello, guarda, wow, via. Lo apro così, così e... Beh, diciamo che ne ho mangiati già un po', però ne sono rimasti alcuni. Guardate, guardate quanto sono belli. Matti, Mm? tu ci senti? Io ci sento, sì, tu? Perfetto. Allora io ti ho detto di uscire dalla camera che non voglio i tuoi cioccolatini, quindi per favore esci. Ma sono buonissimi! Non li Provare voglio. uno! È buonissimo! Nuovo fidanzato, occhi marroni, no, occhi celesti. Occhi marroni! Occhi celesti, ho detto. Ah! Oh, che carino lui. Non ha funzionato. Cosa posso fare? Non capisco. Nina non mi vuole neanche far spiegare. Quello di Tuari era tutto uno scherzo. Io ovviamente non la voglio sposare davvero. Cioè, non è che mi dispiacerebbe, solo che lei non è italiana. Non la posso neanche incontrare. Dove la vado a trovare? In giro per il mondo. Ok, forse queste cose sarebbe meglio non dirle a Ninna. A parte gli scherzi, i cioccolatini non sono bastati, anche se erano molto buoni. Quindi ho bisogno di qualcosa di molto più forte, di molto più... Credo che mi sia venuta un'idea. Vado a prendere una cosa. Ok, uno e due. Ci siamo. Questa volta non fallirò. Dimostrerò a Ninna che sono una persona super romantica e lei cadrà letteralmente ai miei piedi dopo aver sentito questo. Oh, Ninna, quanto ti amo. Sei tu la mia preferita. La mia preferita. La mia preferì! Dite? Secondo voi funzionerà? Io penso proprio di sì. Quindi mi raccomando, falsacchiotti, lasciate un mi piace per aiutarmi a riconquistare Ninna. E ora che lo spettacolo abbia inizio. Capelli rossi? No, non mi piace un ragazzo con i capelli rossi. Non che siano brutti, ovviamente, però io vorrei un ragazzo biondo con i riccioli d'oro, sì, con i riccioli d'oro e gli occhi azzurri. Sarebbe davvero un principe. Ragazzo biondo con riccioli. Ah!
come farei. L'amore che provo per te è il più bello che c'è. Aspetta, aspetta, aspetta. Forse è meglio Moro con i riccioli. Moro con i riccioli. Aspetta! Guarda! Le so usare anche contemporaneamente! Guarda! Esci! Capisci? Non mi vuole proprio più parlare. Io non so, tu sei la sua migliore amica. Magari mi potresti dare un consiglio. Che ne pensi? Come posso riconquistarla? Come non lo sai? Non è possibile. Ma poi stai facendo le fusa? Oh, ma quanto sei carina, piccola piadina. Sei la proprio la più bella del mondo. Chissà se mi verrà in mente accarezzandoti il modo per riconquistare Ninna. Aspetta, ti è venuto davvero in mente? Qual è l'animale che Ninna adora di più in tutto il mondo? È proprio piadina? Non ci posso credere, ti voglio bene. Vedrai che funzionerà, fidati di me. Sarai il mio asso nella manica. Andiamo, dai. Sei pronta? Devi sfoderare la tua massima dolcezza. Voglio le fusa più forti che io abbia mai sentito, capito? Devi strusciarti addosso a Ninna, insomma, la devi amare. E magari lei poi inizierà ad amare anche me. Ora però basta, andiamo. Forse gli occhi blu sono più belli. Occhi grigi? Ehi, Ninna, guarda un po' qui. C'è qualcuno che ti vuole salutare. Ninna, ciao. Perché sei qui? Ma quanto sei bella oggi. Come stai? Stavi dormendo, vero? Sei tutta calda. Io e Piadina stavamo chiacchierando e abbiamo pensato a quanto ti volevamo bene. E quindi siamo venuti entrambi. Sei bellissima. Capito? Ti vogliamo bene entrambi. Siamo una bella famiglia, vero? Ti darei 100 baci in un secondo, ma non posso. Ehi, ci sono anch'io. Ci sono anch'io, Ninna. Ciao, sono anch'io, faccio parte della famiglia. Dati i bacini. Matti. Puoi uscire, per favore? Sono ancora arrabbiata con te. Però c'è Piadina qui. Ma ti ho portato io, Piadina. Piadina, vediamo i nuovi ragazzi di Ninna insieme. Allora, questo con gli occhi azzurri ti piace? No, ehi, Piadina, non guardare, assolutamente. Io sono il tuo ragazzo. Questo con gli occhi marroni? Oh, non ci voglio credere, non ci voglio credere. Stiamo superando qualsiasi limite. Questa volta stiamo superando davvero ogni limite. Quanto sei bella, Piadina, sei una regina, una principessa. Va bene, Ninna, stai facendo la dura. Però ho pensato una cosa. Tu ti sei arrabbiata con me perché ho solo fatto finta di sposare Dua Lipa. E ora sai che ti dico? Mi vendicherò con la stessa carta. Ti chiederò di sposarmi, ma ovviamente per finta. E vediamo come reagirai. Questo renderà il mio scherzetto ancora più credibile. Ovviamente però per un matrimonio serve un anello, giusto? E utilizzeremo esattamente questo qui. L'anello caramella. Vi avete capito bene, questo qui è un anello, guardate, si mette così. Però in realtà è una caramella. Guardate, si può anche mangiare. Immaginate Ninna che arriverà. Vedrà tutta la mia preparazione al matrimonio. Io chiederò a lei di sposarmi e poi le darò l'anello e capirà che sarà tutto quanto uno scherzo per vendicarmi. Ora però dobbiamo rendere ancora più romantico il nostro scherzo malefico. Basta con questa musica romantica, mi ha fatto venire mal di testa. Ok. Ma chi è ora? Volevo solo cercarmi un ragazzo nuovo. Ma che cos'è tutto questo?
sta succedendo? Devo dire la verità, mi fa un po' paura questa situazione. Non è che hai organizzato un altro matrimonio per Dua Lipa? Eccoti arrivata. Dov'è il tranello? Che tranello, Ninna? Dov'è Dua Lipa? Non c'è nessuna Dua Lipa, Ninna. Guarda, mi sono vestito anche elegante. Sai per chi? Dua Lipa, ovviamente. Per me non di certo, non l'hai mai fatto? No, solamente per te. Hai capito bene. Voglio dirti una cosa, Ninna. Io ti amo tantissimo e mi dispiace troppo per tutto quello che è successo. Era solo una cosa inutile. Io non amo davvero Dua Lipa. Io amo solo te. Ah sì? E chi me la dimostra questa cosa? Beh, te lo dimostrerò io. Ed ecco come te lo dimostrerò. Oh, mia adorata Ninna, la mia ragazza preferita nel mondo, più di Dua Lipa. Vuoi tu prendermi come sposa? Aspetta un attimo. Sei sicuro che non è uno scherzo? Sicurissimo. Ok, continua. Vuoi tu prendermi come sposa e concedermi la tua mano? Sì. Ok, allora posso metterti l'anello? Ecco qui l'anello che ho solo per te. Guarda come ti dona, questo è bellissimo. È lo stesso anello che tu hai dato a Dua Lipa. Esatto, ed è un anello caramella, assaggia. Ed è finto, questo significa che tu non mi vuoi sposare davvero. Questo significa che è uno scherzo nei miei confronti. Sei caduta letteralmente ai miei piedi. E tutto questo per dimostrarti che come l'altra volta era solo uno scherzo. E tu non puoi essere arrabbiata se io faccio finta di sposare Dua Lipa come ho fatto finta di sposare te. Ah sì? Allora sai che ti dico? Sentito? Chi è? È il mio nuovo fidanzato che ho contattato proprio prima mentre tu suonavi la serenata. E ora andiamo a fare una bella vacanza nella spa. Adios. Cosa? Non ci posso credere. Uno scherzo nello scherzo nello scherzo. Non ce la faccio più.